Ciao, bentornati sul mio canale, il signor Franzi, io sono proprio il proprietario. In parecchi mi hanno chiesto, ma quali sono le tue attrezzature con le quali vai in giro? Cosa ti porti appresso? Prossimamente farò un video con tutta la mia attrezzatura. Oggi però voglio farvi vedere qual è il kit del giovane creator. Il kit del giovane influencer creator. Non youtuber, eh? Non youtuber, perché se dici youtuber, youtuber è un termine un po' antico. Deve avere degli strumenti che gli permettono di creare anche quando è in giro. Prima cosa, ti metti in groppa lo zaino. Questo è uno zaino molto figo. Questa è la prima cosa che ho comprato quando ero giovane. L'ho comprata nel 2008-2009, insomma ce l'ho da parecchi anni. Ed è uno zaino, raga, indistruttibile. È uno zaino Kata. Purtroppo la Kata non fa più zaini. La Kata è stata comprata dalla Manfrotto. Quindi quello che vi dico io è: esiste l'equivalente fatto dalla Manfrotto. Ovviamente trovate tutti i link delle cose che faccio vedervi qua in descrizione. Ma intanto la cosa più bella, che non so se ha quello nuovo Manfrotto, è questa: la zippetta da giovane marmotta con il portabottiglia. Questa è veramente fondamentale. Se volete fare gli scout influencer, questa è proprio perfetta. C'ha un sacco di tasche. Una tasca frontale, quindi una tasca apertura così. Due tasche piccoline qua. C'ha queste cinghie dove si possono infilare, non so, la glide cam, il cavalletto. Io spesso mi ci infilo i cavalletti tipo Tartaruga Ninja. Ah, ovviamente la tasca grande anteriore per riporre tutte le cose, con il portapenne, con il velcro, il portaco e queste altre cose. E qua c'è lo spazio che contiene altri accessori che piano piano vi farò vedere durante questo video. Poi ovviamente la camera. La camera va qua, questo scompartimento, in questa zona. Ed è morbidona, è imbottita, quindi la camera non prende botte. E la cosa figa è che potete toglierla, potete lavarla. Tamberi, ho trovato. Questo è tuo. Quindi fate così, io l'ho lavato un sacco di volte in lavatrice. Ed è tutto di un materiale molto figo, molto, molto indistruttibile. Perfetto, ce l'ho da anni, l'ho buttato ovunque in giro per il mondo e regge. Ah, un'altra cosa figa di questo zaino è che dietro c'è lo spazio. Chi è abbastanza ricco da potersi permettere un computer, c'è lo spazio per il computer. E quindi vi portate tutto appresso. Ed è molto, molto interessante. Cosa da fare quando avete lo zaino in spalla? Ovviamente stretto, che sennò vi sfondate la schiena, ma soprattutto questo. Quest'affare qua. Che vi sembra, sembrate tedeschi stupidi, invece no, raga, io vi giuro, l'ho caricato con decine di chili quest'affare. E senza di questo mi sarei spaccato la schiena. Me la so spaccata comunque per altri motivi, però. Seconda cosa, la camera. Questa è la camera che io ho. Io vi consiglio di portarvi sempre appresso una camera con un obiettivo zoom. Obiettivo zoom, così fate tutto, non vi portate obiettivi fissi quando andate in giro, perché se dovete fare vlog, cose, sono comodi obiettivi zoom. Un'altra cosa determinante è questo qua. Questo è un Gorillapod, è tutto snodabile, ve lo snodo? Là. E c'avete la vostra camera in questo modo. Potete fare i vlog. Questo è carino perché lo agganciate a quello che vi pare. Tutto snodabile, si piega, se volete fare delle cose un po' così. Quindi Gorillapod e camera multiuso. Vi consiglio una camera, casomai per andare in giro, comprate una camera un pochino più piccola, un pochino più portabile. Cosa portarsi all'interno dello zaino? Powerbank. Powerbank è fondamentale, perché quante volte si scarica il cellulare in una giornata? 61. State sempre a fare foto, video, cose, vi si scarica. Io ho comprato questo dell'Anker, che è una marca che amo. Una marca, anzi, hashtag adoro top. Perché mi fa della roba veramente bella, solida, funzionale e funzionante. Questo è da 20.100 mAh. Io ci carico l'iPhone tipo 8-9 volte, l'iPhone 6. Ha due uscite a 2.4 mAh, quindi ve lo carica veramente in poco tempo, considerando che il caricatore dell'iPhone normale esce a 0.9 mAh. L'ingresso dell'iPhone 6 è a 2.1. Autolimita l'ingresso a 2.1, questo lo fa uscire a 2.4 e non crea problemi al telefono, state tranquilli. Ed è figo, costa, mi pare, 29 euro l'ho pagato. Voi dite, ma come lo ricarichi il telefono se non c'ha il cavetto? Della Anker, sempre, cavo lungo 2 metri ed è tipo in tessuto, è fantastico. Quindi la cosa figa da fare è: colleghi al powerbank, butti nello zaino, metti così. E visto che sono 2 metri di cavo, questo lo arrotoli pure un pochino perché t'avanza e te lo metti in saccoccia. E c'hai il tuo iPhone, comunque il tuo telefono, anche se non è iPhone purtroppo, vabbè,
esiste gente che non c'ha l'iPhone, che dobbiamo fare? Ve lo tenete sempre in carica e non è male. Poi, una cosa molto carina da avere sempre appresso è un registratore audio. Può sempre servire registrare l'audio ambiente. Se dovete fare un video e vi serve il rumore del traffico, che cavolo, non trovate il rumore del traffico su internet, voi un giorno che state in mezzo al traffico, prendete lo zoom H1, tac, e vi mettete a registrare 5 minuti di traffico. E fidatevi, io ho una libreria con tutti i suoni che ho registrato, i grilli, le biciclette che frenano, le cose, ed è utile. Costa poco, costa 79 euro, e secondo me vale la pena alla grande. Fondamentale, ragazzi, fondamentale avere sempre nello zaino una foto con Sofia Viscardi. La foto con Sofia Viscardi vi aiuta nei momenti più bui. Voi guardate, la guardate così e dite: cavolo, io sono stato con Sofia Viscardi, sono stato vicino a Sofia Viscardi. Ed è tutto più, bello. Passiamo alla roba per il cellulare, perché appunto stavamo parlando del vostro iPhone, che abbiamo appena ricaricato con il power bank. Come sfruttiamo questo iPhone? Allora, questa in realtà è un po' una ciofeca, è una roba cinese che ho pagato tipo 3 euro su eBay, credo. Però, vabbè, questo fa macro, grand'angolo e il fisheye, quindi sono 3 in 1. Il problema di questo è che, non vi faccio vedere, stavamo così. Io metto questa lente, questa è grand'angolo, questa lente è grand'angolo, e diciamo che qua ai bordi rischia di fare un pochino di schifezzuole, non è definitissimo, insomma non è il massimo. Se mettete il fisheye invece è proprio fisheye. Eccolo, questo è il fisheye, nelle foto vengono i bordi neri, anche nei video in realtà non è proprio precisissimissimo, però ci sono degli accessori nettamente migliori, anche perché questo costa veramente zero. E ovviamente funziona anche con la telecamera frontale, quindi sta qua, è così. Però vedete, fa vignetta così, non è il massimo. Mentre una cosa strafiga che ho comprato e che credo sia fondamentale per fare le foto su Instagram fatte bene è questo. Attenzione signori, perché non credevo potesse esistere, invece l'ho trovato l'altro giorno su Amazon, ed è il polarizzatore circolare per il cellulare. Questa è la lente e funziona esattamente come l'altro, quindi c'ha la sua pinzetta. Che cos'è un polarizzatore circolare? Il polarizzatore circolare è un filtro che ti permette di saturare molto il cielo quando necessario, di togliere i riflessi dalle macchine, dai vetri. È una figata, ora vi faccio vedere fuori. Vedi i riflessi sull'asfalto? Girando la ghiera, anche qua vedete, guardate il riflesso nella televisione, faccio così e qua si sparisce. Portatevi appresso anche un cavallettino per il cellulare, perché non si sa mai, questo è sempre una sorta di gorilla pod per fare i timelapse, che magari non c'avete appresso una camera che fa timelapse, il cellulare vi fa i timelapse. E lo aggrappate da qualche parte e vi fate il timelapse. Se fate il timelapse unito ad una lente così, viene una gran figata. Questo l'ho preso da Primark, l'ho pagato tipo 4 pound. Poi questo purtroppo è un cimelio che mi dispiace non poter più utilizzare. Le cuffie sono fondamentali, perché se state in giro sulla metro e non volete sentire signore che parlano con i nipoti e fanno: ah, bello di nonna, quando è? Urlano tantissimo, poi non ve ne può fregare di meno. E mettete le cuffie. Queste cuffie sono le cuffie più fighe che io abbia mai avuto. Sono le COS Porta Pro. Sono le cuffie che si piegano e si appallottolano. Il problema è che se voi le appallottolate, le mettete nello zaino e poi vi lanciate con tutta la forza che avete sullo zaino, si rompono. Però sono proprio le cuffie degli anni 90, le cuffie dei Walkman. E credo di non aver mai sentito così bene la musica come con queste cuffie. C'hanno un range dinamico mostruoso, sono fighissime. Costano pochissimo, costano 29 euro. Quindi vabbè, cercate di non romperle come ho fatto io. E detto ciò, questo era ciò che io ho nel mio zaino sempre, quello che mi porto sempre appresso e che vi può servire anche a voi per essere sempre pronti per riprendere, fare foto, Instagram, video, cose, vlog. E basta, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia utile. Prossimamente vi farò vedere anche tutta la mia attrezzatura, magari in due puntate diverse, che c'è un sacco di roba, e vi farò vedere come si usa con la roba fotografica, i flash, i softbox, i beauty dish, le cose come funzionano e come dovete usarle al meglio. Vi invito ad iscrivervi a tutti i miei social e basta. E in descrizione, mi raccomando, trovate tutto quanto. Arrivederci e grazie.